buon lunedì, bentornati all'informazione locale di RTA. Incuranti dei divieti per contenere il contagio da Covid-19, diverse persone sono state multate nel corso del weekend appena trascorso dai carabinieri della compagnia di Borgo Valditaro, 14 in tutto, per un totale di 5.600 euro di multa. I carabinieri della compagnia di Borgotaro durante il fine settimana sono stati impegnati come sempre, oltre che a prevenire e reprimere reati predatori, anche a far rispettare le disposizioni per contenere il contagio da Covid-19. Durante i controlli sono stati sanzionati 3 uomini a Borgotaro, intenti a consumare alcolici nelle vicinanze di un bar. I militari del nucleo radiomobile hanno invece fermato e multato un 30enne residente a Parma, giunto in paese per incontrare la fidanzata. Intorno all'1 di notte sono poi intervenuti in una abitazione privata dove era in corso una festa vietata, multando 7 giovani ventenni. A Bedonia, infine, i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato 3 persone trovate a circolare in un comune diverso da quello di residenza. Da inizio pandemia le persone contagiate dal Covid-19 nel distretto Valditaro e Ceno sono state 794, attualmente in isolamento domiciliare poiché positive 192. 10 invece si trovano ricoverate all'ospedale maggiore di Parma, 2 di loro in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore nel distretto Valditaro e Ceno. 5 le persone uscite dalla quarantena, sempre nelle ultime 24 ore. 192 le persone attualmente in isolamento domiciliare, poiché positive al virus. Di queste, 4 nelle ultime 24 ore. 10 persone, di cui 2 in terapia intensiva, sono ricoverate presso l'ospedale maggiore di Parma. I contatti di casi positivi in quarantena sono 133, di cui 24 nell'ultimo giorno. La percentuale di casi totali presenti sul territorio del distretto Valditaro e Ceno è pari all'8,44%. Infine, da inizio emergenza Covid, ovvero da marzo, i casi totali, sempre sul territorio, sono stati 794. Si tratta fortunatamente, rispetto alla prima ondata, di casi contenuti, grazie soprattutto al senso civico delle persone che si sono attenute alle regole dettate dai vari DPCM che hanno fatto in modo che la situazione non precipitasse. Tutti insieme, ha ribadito il presidente del Comitato di Distretto Sanitario Valditaro e Ceno, Davide Riccoboni, cerchiamo di uscire dalla situazione, facendoci forza l'uno con l'altro come una grande comunità. E poi ha ringraziato tutto il personale sanitario, sociosanitario, assistenziale e volontario che ancora una volta sta dimostrando il proprio valore. E sono 160 i nuovi positivi al coronavirus registrati ieri a Parma e provincia, 3 i decessi, 13 invece i ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a sabato. Dei nuovi positivi, 95 presentano sintomi legati al virus. Luminarie e alberi di Natale, la Valceno esorcizza il bruttissimo momento che stiamo vivendo salutando l'arrivo del periodo natalizio. Nel fine settimana la Valceno si è accesa di luci e colori del Natale. Sabato pomeriggio a Bardi, nel capoluogo, le luminarie hanno preso vita dalla vecchia sede del comune all'ingresso del paese, in piazza del Grano, sino all'ingresso del castello. Un segnale di voglia di fare e di reagire a questo brutto periodo che è stato apprezzato, oltre che dai cittadini, anche da molti negozianti e commercianti. Anche a Varsi è giunta la magia del Natale, che sarà sicuramente diverso, con un sapore ancora più intenso di pace, solidarietà, collaborazione, fratellanza ed unione nell'affrontare un periodo difficile e complesso. La speranza che tutto possa passare è forte in tutti noi, ha detto il sindaco, così come la voglia di tornare alla normalità che cresce ogni giorno. Un simbolo di questo periodo mai così sentito è l'albero della piazza. Anche se con tutte le difficoltà legate all'emergenza e la situazione davvero complicata, prosegue il primo cittadino, è stato posizionato l'albero e ieri addobbato. L'amministrazione, con la fondamentale collaborazione di diversi volontari, ha voluto dare a tutti i cittadini un messaggio di vicinanza attraverso questo piccolo gesto.
Un grazie è stato rivolto al Motoclub Valceno, che ha donato il materiale per gli addobbi, agli alpini, al gruppo di protezione civile comunale e alle volontarie che hanno realizzato splendidi addobbi dedicando il loro tempo a questa iniziativa. Grazie davvero di cuore, ha terminato il sindaco, a tutte le persone che stanno spendendo il loro tempo per aiutarci a portare un segnale di rinascita in paese. Voltiamo pagina, carenza sul territorio regionale di medici di base e pediatri di libera scelta e per questo è stata presentata in regione una risoluzione. Risoluzione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna per impegnare la Giunta e quindi l'assessorato alla sanità a supplire alla carenza di medici di base e pediatri di libera scelta su tutto il territorio regionale, una carenza che però colpisce in modo particolare i territori di montagna. Sì, i territori di montagna e i territori periferici in generale, per cui con questa risoluzione che fa il paio con quella che abbiamo già presentato qualche settimana fa, che chiedeva l'incentivazione dei medici negli ospedali, quindi negli ospedali periferici, abbiamo voluto presentare anche questa risoluzione perché, vista la carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, e quindi chiediamo e crediamo che sia importante individuare gli strumenti per incentivare, diciamo, questi professionisti a venire sui territori. Abbiamo visto e stiamo continuando a parlare di quanto sia importante il presidio del territorio. Noi crediamo che con una risoluzione di questo genere, con un impegno di questo genere da parte dell'assessorato regionale, si possa appunto portare professionisti importanti, interessanti su tutti i territori montani e più periferici. In montagna, appunto, soprattutto questa carenza era particolarmente sentita per quello che riguarda i pediatri, soprattutto la Valceno è rimasta molto di più che la Valtaro in difficoltà. Sì, per quello che, infatti io parlo di montagna in generale, dell'Appennino in generale, ripeto, altre zone periferiche, perché non scordiamoci che anche le zone vicino al Po sono considerate periferiche e quindi decentrate e quindi poco appetibili da parte dei professionisti, ovviamente in un momento in cui mancano i professionisti, perché noi abbiamo visto che con questa pandemia che c'è carenza di appunto di professionisti, quindi pediatri ma anche medici. In questi mesi abbiamo visto quanti dei nostri medici sono andati in pensione ed è complicato ed è difficile trovare dei sostituti, per cui avendo un territorio così vasto, avendo pazienti in giro per il nostro territorio, è complicato veramente per loro, e ne ho sentiti parecchi di loro, gestire un po' tutto questo. Quindi intanto un ringraziamento che va ai medici che in questo momento hanno lavorato insieme ai sanitari e a tutto il personale appunto della sanità su un problema specifico e emergenziale, ma in realtà anche nell'ordinario ci sarà questo problema, per cui dobbiamo lavorare tutti per portare sui territori dei professionisti. L'ultima enciclica di Papa Francesco è stata presentata dalla parrocchia di Sant'Antonino nel corso di un incontro che si è svolto venerdì pomeriggio. Un'enciclica per molti versi scomoda, l'ultima di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Un'enciclica che è stata illustrata anche con esempi concreti nel corso di un incontro promosso dalla parrocchia di Borgotaro presso la chiesa di San Domenico. Abbiamo voluto presentare e anche invitare alla lettura tutti coloro che vogliono comprendere come la fraternità può essere un modo concreto di affrontare questo tempo. E il tempo che viviamo presenta delle sue difficoltà nuove, per esempio questo distanziamento, questo dover stare un po' lontano dagli altri, ma in realtà possiamo imparare dei modi nuovi, e il modo nuovo è la fraternità, cioè proprio adesso dobbiamo riscoprire la rilevanza dell'altro. Quello che ci manca di più non è l'io, è l'altro. E allora in questo incontro si è voluto sottolineare come in questo testo di Papa Francesco ci illumina, perché esamina la situazione mondiale prima di tutto, ma anche concreta, quotidiana,
che ci chiede una fratellanza, cioè una riscoperta di quello che siamo. Dov'è tuo fratello? Chiede Dio ad Abele. Dov'è tuo fratello? Non solo dove sono io, dov'è tuo fratello? Questa enciclica risponde molto bene a questo quesito. L'enciclica è naturalmente precedente all'attuale periodo di emergenza sanitaria, quindi si riferiva a problematiche molto più vaste e è stata soggetta anche a critiche anche da parte di alcuni esponenti della gerarchia ecclesiastica. Dunque l'enciclica è una lettera circolare, quindi vuol dire che deve circolare tra di noi per essere motivo di riflessione e di confronto. Ecco, il metodo che il Papa suggerisce è quello del dialogo, non è il caso di contrapporre, non è un testo dogmatico che vuole definire dei pericoli e delle posizioni teologiche, è uno strumento per la riflessione, per il dialogo, secondo me risponde molto bene a questo intendimento. E soprattutto si rifà alla famosa frase del Vangelo, ama il prossimo tuo come te stesso. Sì, ecco, il Papa individua in questa fratellanza, lui la chiama, questa fraternità, un punto di svolta del tempo che viviamo. Non è la svolta, non sarà l'arroccarsi nell'io, ma sarà nel prendersi cura, nel nutrire il fratello attraverso il nostro servizio d'amore. Novità imperdibile alla Nuova Montelli, a Borgo Valditaro. Prodotti secchi, ottimi per fare dolci natalizi, e non solo. E poi tantissime altre novità. Inoltre informiamo la gentile clientela che si effettuano consegne a domicilio in tutto il territorio. Ditta alla Nuova Montelli, a Borgo Taro. Provare per credere. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Dalla passione per la moda e l'amore per i bambini nasce Dudu, abbigliamento 0-16 anni. Il negozio è piccolo ma accogliente, caldo, come se fosse casa. Un luogo fatto di fiabe dove tutto è animato, colorato al punto giusto, con piccoli dettagli che sanno fare la differenza. Dudu cerca di accogliere e sorprendere con gentilezza tutti i suoi ospiti. La selezione di marchi è ricercata e si distingue dal solito. Passa da prestigiosi marchi internazionali fino al Made in Italy di eccellenza, tra i quali Guess, Liu Zhou, Fred Mello, Bisou, Please, Dixie, Iros, Pyrex, Scout e le scarpe Two Stars per femmine, maschietti e, perché no, anche per le mamme più fortunate. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Mariani Gomme, promozioni pneumatici invernali per tutto il mese di novembre. Ne volete un esempio? Nankang 185-65-15 a 60 euro cada uno. Michelin 82. Un altro esempio? 195-55-16 Nankang 65 cada una e 112 Michelin naturalmente cada uno. Prezzi comprensivi di IVA e montaggio. Mariani Gomme, promozioni invernali, lo trovate in via Moronera 13 a Bedonia e vi sottolineo per preventivi ulteriori 320 18 14 044. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio.
Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Strepitoso Baudassi, umidificatore elettrico per igienizzare casa con contenitore di 2,2 litri a €49,90. Stufa legna punto fuoco 6,5 kW ad €179. Serie sberigliatrici Bosch linea blu, 3 pezzi ad €279. Tagliarami a batteria Husqvarna alto 3 metri, completo di batteria e caricatore ad €289. Cassapanche per legna a partire da €79. Motosega batteria Husqvarna completa di batteria e caricatore ad €399. E non mi venite a dire che da Baudassi non ci sono i prezzi bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Vuoi fare un regalo gradito? Vieni al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedonia ad assaporare i migliori prodotti della nostra montagna, dall'eccellente parmigiano reggiano di montagna nelle sue tre stagionature, 14, 24, 36 mesi, ai funghi della Valtaro, dalle spungate ai salumi tipici della tradizione di Parma e Piacenza, senza dimenticare gli esclusivi panettoni di alta pasticceria, i torroni artigianali, passando per la cioccolata, le mostarde, aceto balsamico, prestigiosi vini e tantissimi altri prodotti. Il tutto proposto in splendidi cesti e confezioni regalo della tradizione natalizia. Fai un regalo di qualità da ricordare nel tempo. Vieni al caseificio Porcare Tambini, ti aspettiamo. Dicembre aperto tutti i giorni. Telefono 0525 8261 54. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Non essere più qui il giovane pilota di Formula 1 che ieri nel Gran Premio del Bahrain è rimasto intrappolato nella sua auto letteralmente avvolta dalle fiamme, ma la scocca della sua vettura costruita dall'Ara Automobili gli ha salvato la vita. Ha visto la morte in faccia, ma può raccontarla. E se è vivo, una parte del merito va anche alla Dall'Ara Automobili di Varano. Il miracolato è il pilota di Formula 1 Romain Grosjean, che ieri è rimasto avvolto per 27 secondi nelle fiamme della sua AS, con l'abitacolo incastrato in mezzo al guardrail della curva 3. L'incidente è avvenuto durante il Gran Premio del Bahrain. Il pilota è uscito illeso dopo un urto a 220 km orari. Pericolo scampato, dicevamo, grazie anche alla Dall'Ara Automobili, che ha costruito la scocca AS VF20 e al sistema Halo. Con i crash test sempre più severi, il telaio realizzato da Dall'Ara ha resistito al tremendo impatto. La cellula di sopravvivenza prevede che la macchina si spezzi tra motore e cambio. La parte dove è il pilota ha criteri di sicurezza molto maggiori. La tuta ignifuga deve invece resistere almeno 11 secondi ad una temperatura di 800 gradi. Il sistema Halo, introdotto nel 2018, fornito ai team dai produttori esterni, è la struttura in titanio che protegge la testa del pilota. È in grado di resistere a forze pari a un peso di 12,5 tonnellate, anche laterali. Domani è martedì 1 dicembre, inizia l'ultimo mese di quest'anno. Avremo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con foschie dense sulle vallate appenniniche occidentali. Già nel corso della mattinata un aumento della nuvolosità a partire da ovest e dal tardo pomeriggio, primi fenomeni sui rilievi centro-occidentali in intensificazione in serata e graduale estensione alle pianure. Attenzione perché avremo nevicate inizialmente intorno ai 500 metri, ma con quote in calo durante la notte.
notte, quindi potremmo avere una nevicata già dalla prima giornata del nuovo mese di dicembre. Temperature minime stazionarie intorno a 0 gradi, congelate diffuse, massime in lieve calo, generalmente tra 7 e 9 gradi. Infine i venti saranno inizialmente deboli, direzione variabile, tendenti però a rinforzare in serata sui rilievi centro-occidentali. Uno sguardo anche alla programmazione di RTA di questa sera, alle 20.35 punto sport, in studio Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 al telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli dell'anno 2000. È tutto, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo puntuali domani alle 19.35 come sempre con l'informazione locale. Grazie e buona serata, arrivederci.